Ciao a tutti, è domenica 11 febbraio e fa davvero freddo perché anche ieri c'è stata una bora forte che ti sollevava da terra qua. Praticamente siamo in pineta perché avevo promesso l'altra volta nell'ultimo video. La scorsa volta ho cercato qualcosa e vi ho fatto vedere gli ambienti di crescita fluviali. Oggi vi faccio vedere i primi ambienti di crescita primaverili di funghi e piante relative alle pinete, diciamo in vicinanza del mare. E ho scelto una pineta classica, poco distante da casa mia, limitata nel suo spazio, che cresce, diciamo, su una vecchia altura di sabbia che era già presente al tempo dei romani. Come dicevamo la scorsa volta, fattori importanti per la crescita dei primi funghi sono gli ambienti che presentano un terreno sabbioso e la vicinanza all'acqua, quindi all'umidità, che sia umidità rappresentata dal mare o l'umidità dei fiumi, e in questo caso le temperature. Oggi la situazione non è a nostro favore, siccome ci sono temperature relative tra i 4 e i 6 gradi, però in luoghi parati come questo, dove batte il sole, ai margini delle pinete, diciamo possono essere degli ambienti ideali di crescita. Vi ricordo che manca circa un mese e mezzo per l'arrivo delle prime morchelle. Io di solito, non so voi, me lo direte nei commenti che farete sotto il video, ma io di solito cerco le prime morchelle in ambienti che confinano con i bordi di pinete o eventuali boschi fluviali, per il semplice fatto che ricerco zone dove gli apparati radicali delle piante con cui esse micorrizzano, come in questo caso potete vedere alle mie spalle questa specie di fosso delimitato da questi alberi. Praticamente in questi casi le radici arrivano fino in questa zona del terreno, circa si espandono anche per una decina di metri, e qua in un terreno così sabbioso, imbattuto di sole, con una leggera umidità, le temperature fanno sì che favoriscono la crescita. Quindi le prime volte che mi andate a cercare sia i primi scomiceti che le morchelle, rimanete su zone esterne alla pineta o al bosco, e intanto fatevi un'idea se sta nascendo qualcosa in quei luoghi lì, perché se vi avventurate all'interno della pineta, ok, è bello, ci sono più alberi magari, però sicuramente a causa dell'ombra le temperature saranno inferiori e ci sarà una crescita inferiore. Adesso, arrivato in questo posto, sono un po' stordito dai raggi del sole in viso, quindi mi sono appena messo in ombra e butterò l'occhio e vedrò se trovo i primi scomiceti o comunque qualcosina da farvi vedere. Adesso libero il drone, così dall'alto vi farò vedere esattamente la vicinanza al mare e l'ambiente sabbioso. Inoltre poi vi porterò a fare un piccolo giro anche all'interno della pineta per farvi vedere le specie arboree che crescono in questa zona. Thank you.
qui abbiamo il primo che ho trovato, un piccolo funghetto che nasce nelle sabbie. Subito qua un altro. Poi ce ne sono degli altri che si mascherano perfettamente con le foglie, sempre funghi delle sabbie, questo qua ad esempio, guardatelo. E qua poco più in là ritroviamo qualche esemplare leggermente più grande. Tipo questo, vedete? E qua vicino ce ne sono degli altri. Non ho però idea di che specie si tratti. Guardate. Eccoli qua, li ho raggruppati così potete ammirare meglio il fungo. Se qualcuno sa di cosa si tratta, si faccia avanti, perché questo davvero non l'ho mai visto. Ed ecco qua, quindi già un paio di funghi ritrovati stamattina. Come volevo si dimostrare, sono venuto qua per cercare ascomiceti, nel particolare elvelle, o capire diciamo a che punto siamo rispetto alla fioritura delle morchelle. Posso dirvi che oltre a questi qua, che sono quei funghetti particolari che vi ho appena fatto vedere delle sabbie, ho trovato le prime elvelle. Venite qua, guardate, sono poco distante dal mio accampamento, mi sono mosso di veramente pochi metri. Eccola qua. Sono come delle sfere scoppiate attaccate al terreno. Quindi qua si tratta già di ascomiceti. Eccole, guardate altre. Vedete? Qua. Queste elvelle hanno la particolarità di nascere profondamente interrate nel muschio o comunque nello strato di sabbia, facendo solo risaltare il loro chiaroscuro nero della parte centrale, è davvero difficile vederle. Guardatela nel dettaglio e guardate la difficoltà nel reperirle. Queste credo siano le stesse elvelle dell'altro anno, Elvella leucomelaena, tipica del periodo, fruttifica adesso tra febbraio e marzo, poi già con fine marzo la vediamo quasi in decomposizione. Qua in questa zona potete apprezzarne delle altre, sono qui, sono qua in mezzo, vedete piccoline che si stanno formando, un'altra qua. A parte queste specie di funghi, ho notato che la pineta qui è abbastanza secca, non ho trovato altre specie di riserva, quindi adesso ritorno alla macchina e vedo in caso se un pomeriggio
riesco ad andare da qualche altra parte. Comunque, ricordatevi che questo è un ottimo ambiente sabbioso in cui trovare morchelle. Diciamo che dalla pineta è tutto, vi saluto. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, condividere i video. Se state sempre aggiornati con il canale, verrà fuori che adesso entro qualche domenica vi posto le prime morchelle, quindi sapete poi anche voi quando andare a cercarle. Ragazzi, che dirvi, da questo paesaggio sul mare meraviglioso ho finito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!